L'attesa è quasi terminata e la città di Foligno è pronta ad accogliere una delle sue manifestazioni più importanti. I Primi d'Italia, festival nazionale dedicato ai primi piatti, sarà in scena da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre. Tutto il centro storico della città, vestito a festa, farà da palcoscenico ai numerosi eventi e agli ospiti d'eccezione della kermesse. Dallo chef 3 stelle Michelin Mauro Uliassi all'attrice e modella Eleonora Pieroni, dal giornalista e conduttore Tiberio Timperi al frate influencer padre Enzo Fortunato, passando per le pallavoliste di A1 della Bartolcini Forti Infissi Perugia fino alla grande attrice italiana Eleonora Giorgi. Sono solo alcuni dei grandi nomi che calcheranno il palco della 23esima edizione di questa manifestazione unica nel suo genere. Dopo la presentazione di Perugia è stata la volta di quella di Foligno, con il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, che ha sfruttato l'occasione per annunciare un'altra novità. Tutto pronto, il programma è tutto pronto, tutto quanto, però questa mattina abbiamo questa ciliegina sulla torta per quanto riguarda i Primi d'Italia, che abbiamo fatto una carte Primi d'Italia. Una carte Primi d'Italia con 80 esercizi commerciali di Foligno convenzionali, che varrà fino al 31 agosto del 2023, perché poi dopo ne facciamo un'altra che riparterà fino al 31 agosto 2024. Questa è la ciliegina della città di Foligno e del commercio della città di Foligno. Farfalle, orecchiette, spaghetti, zuppe, ravioli e risotti. Siamo i primi d'Italia, danno la pasta e tradizione, il nostro primo amore.